Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, io non vedevo l'ora di filmare questo video, ragazzi, perché andiamo a testare e a vedere assieme il nuovissimo make-up di Valentino Beauty. Io non lo sapevo che Valentino stesse per lanciare una linea beauty, una linea make-up. Me l'ha detto una di voi, in realtà, e sono letteralmente impazzita. Sono subito corsa sul sito, ho ordinato l'ordinabile, ho veramente ordinato tutti, praticamente tutti i prodotti che erano disponibili, non in tutte le tonalità, ma tutti i prodotti che erano disponibili, quindi andiamo a testare veramente tutta la collezione di make-up intera. Sono veramente molto molto belli a vedersi, almeno online, cioè il packaging mi è sembrato molto molto bello, anche le tonalità, specialmente anche quella dei fondotinta, ho visto che appunto ce n'erano tantissime, quindi questa cosa l'ho apprezzata molto e sono curiosa di testare però naturalmente la qualità di questi trucchi. Quindi appunto io ho fatto l'ordine, non vedevo l'ora che mi arrivasse, ci ho messo un pochino di più perché mi hanno spedito in realtà l'ordine in due pacchetti diversi perché non era più disponibile il mini rosso, uno dei rossetti praticamente, quindi me l'hanno poi spedito in un altro pacchetto. Ma come omaggio per scusarsi di questo disguido, mi hanno Revio chiesto l'aiuto su Instagram perché non sapevo decifrare questa è la busta e questa è la lettera praticamente, mi hanno scritto a mano però in francese, quindi io non avendo la più pallida idea di cosa volesse dire e ho cercato di tradurre ma non riuscivo a decifrare questa scrittura, quindi vi ho chiesto su Instagram di aiutarmi a tradurla e vi ringrazio perché appunto mi avete spiegato che cosa c'era scritto ed era appunto effettivamente che il mini rosso non era più disponibile nella tonalità, il rosso Valentino praticamente non era disponibile quando mi hanno mandato il primo pacchetto, quindi poi me l'hanno spedito in un pacchetto diverso. Per scusarsi, mi hanno regalato un altro rossetto mini rosso che è l'Undressed Velvet di un'altra tonalità, però sono stata molto fortunata perché praticamente non ho aspettato niente perché è arrivato tipo forse con un giorno di ritardo, cioè nulla veramente, ma in più mi hanno regalato un rossetto e questa pochette, tra l'altro anche molto molto carina, e siccome sento che c'è qualcosa all'interno, ah no, ok, niente di che, la solita bustina, quella anti-umidità, vabbè, però molto molto carina, devo dire, questa pochettina con il logo Valentino qui in rilievo e le borchie, insomma, tipiche del brand. Ma andiamo a vedere tutti i prodotti, come mi sono arrivati. Mi sono arrivati in una scatola di cartone semplicissima e all'interno c'è la box Valentino, che devo dire onestamente mi ricorda tantissimo le box delle borse e degli accessori che si comprano nelle boutique di Valentino, quindi ci sono rimasta. Molto molto bella questa scatola, appunto si vede il logo, la scritta Valentino. Se mi vedete ragazzi sudare è perché qui ad Amsterdam ci sono veramente 750 gradi, cioè io non ce la faccio a sopportare il caldo, mi conoscete, ve l'ho detto, non lo sopporto, quindi per me è terribile e sto veramente considerando di prendere un condizionatore che qui non ha nessuno, però è terribile in questo periodo, quindi ho aspettato tipo le 8 di sera per filmare questo video perché faceva troppo caldo. Comunque andiamo a spacchettare la nostra scatola Valentino. Altra cosa vi devo menzionare, mi è piaciuta tantissimo, è che vi dà la possibilità al checkout, vi danno la possibilità di scegliere un sacco di prodotti omaggio, ma veramente tantissimi. E la cosa più spettacolare di tutte, allora, è che sono anche, questo è l'interno che volevo farvi vedere, è che sono anche in full size i prodotti che ti regalano. Per esempio, io ho scelto questa pochettina, oppure questa me l'hanno spedita così di loro spontanea volontà, ma mi ricordo di aver scelto un sacco di campioncini. Ok, io lancio a terra. Ed è c'è questa Born in Roma con sempre queste borchiette tipiche di Valentino sul manico qui. E anche qui all'interno, speravo, ma non c'è niente, però molto molto bella devo dire questa pochettina, eh? E dietro c'è invece il logo, anche qui ci sono rimasta perché appunto erano tutti prodotti omaggio, così come anche il Born in Roma maschile e Born in Roma femminile. Questi sono dei full size da 15 millilitri, quindi ok, non sono giganteschi, non
sono però neanche tester, quindi mi sono stupita particolarmente che mi abbiano spedito, cioè che io abbia potuto sceglierli perché li ho selezionati. Non c'era tantissima scelta, devo dire, tra i prodotti omaggio, altrimenti avrei scelto qualcos'altro, però comunque appunto sono molto contenta di aver ricevuto questi e vediamo all'interno effettivamente il prodotto, quanto ce n'è. Magari non c'è una bottiglietta minuscolissima e la scatola è grande. Beh, effettivamente è molto molto carino il pack, appunto è da 15 ml, ma il pack è quello originale del profumo e non è semplicemente un tester, quindi sono molto contenta e andiamo ad annusarlo. Io adoro i profumi Valentino, solo il profumo... Ok, ho solo il profumo per capelli in realtà di Valentino che avevo comprato con voi perché era la cosa meno costosa sul sito Valentino e lo adoro, e questo anche ragazzi è buonissimo. E qui ci sono tutti i prodotti che andremo a testare in questo momento, volevo solo aprirne un paio con voi perché sono troppo curiosa di vedere il packaging che dal sito mi sembrava veramente meraviglioso. E questa è la Go Clutch, andiamo a vedere, questo era forse il prodotto più costoso presente sul sito, e qui penso ci sia la catenella, sì c'è la catenella perché questo va indossata, questa clutch, Go Clutch va indossata. Andiamo ad attaccare la catenella, eccola qua, molto carina devo dire, da indossare qui dovrebbe andarci appunto il rossetto perché fanno parte di un unico astuccio, in realtà cioè è un unico prodotto. Ok, e il rossetto va a inserirsi praticamente in questo modo all'interno, ok, della Go Clutch, e quindi abbiamo qui il rossetto e poi all'interno, premendo sulla borchietta, l'apriamo e all'interno, non sono sicura di averlo messo benissimo questo rossetto, comunque all'interno abbiamo la, invece la polvere, perché questo è un compact. Una cosa che mi dispiace del packaging è che sia tutto completamente in plastica. Onestamente mi aspettavo che almeno il logo fosse in metallo, che comunque avesse qualche dettaglio che lo facesse sembrare un pochino più luxury, un pochino più lussuoso, devo essere onesta, cioè a vederlo è molto molto bello, però toccandolo appunto la plastica appunto mi dispiace un po', avrei voluto, mi sarei aspettata che almeno alcuni dettagli fossero in metallo, però è comunque rimane molto molto bella. Il resto dei prodotti li vedremo mano a mano che andiamo ad utilizzarli, perché voglio naturalmente testarli con voi, facciamo una full face e proviamo tutti i prodotti che erano, che sono disponibili, perché attualmente non c'è un full range naturalmente completo, ma penso che poi piano piano aggiungeranno altri prodotti alla linea. Prima di passare al make up volevo farvi vedere il resto solo degli omaggi che ho ricevuto. Ci sono questi due Very Valentino, quindi due tester del nuovo fondotinta. Poi, altro prodotto omaggio è questo mini rossetto, però guardate che carino il pack con il logo, non è proprio solo un campioncino, è una mini size, mamma mia quanto è carino, io adoro le mini size, io adoro le mini size, è veramente molto molto bello, e questo è il colore 213R Sensuous Red, andiamo a vedere questo rosso, wow, molto molto bello, un po' scuro, un po' più scuro di quello classico che è il Red Valentino, che poi andremo a vedere, ma davvero molto molto bello. Poi non so se tutti questi campioncini li stanno dando adesso che hanno appena aperto naturalmente Valentino Beauty, quindi per incentivare un po' l'acquisto, oppure se è una cosa che faranno sempre, però ho apprezzato veramente tanto, penso che sì, questi erano i nostri prodotti omaggio, e adesso iniziamo con il trucco perché sono curiosa di vedere come si comportano sulla mia pelle questi prodotti. No ragazzi, ce n'è un altro di prodotto omaggio, veramente sono rimasta senza parole da quante cose mi abbiano regalato, e qui all'interno, perché sono anche campioncini molto molto carini, e qui abbiamo quattro
tonalità di rossetto con il pennellino, veramente veramente stupendo. Primo prodotto che andiamo ad utilizzare il nostro primer. Sono molto contenta che abbiano subito pensato di fare un primer proprio per l'inizio della loro linea. Questo packaging mi piace molto, questo è il V Lighter si chiama, il pack mi piace molto perché è in vetro, quindi ok, il tappo è in plastica e qui c'è la scritta Valentino, qui davanti c'è il logo. Tutto sommato, nonostante il tappo sia in plastica, comunque appunto il flacone è in vetro e mi dà l'idea di essere più luxury, più lussuoso rispetto magari alla clutch di prima, quindi questo mi ha colpito di più. E questo non è solo un primer, ma è un primer e top coat illuminante, quindi immagino sia un illuminante liquido in crema che si può utilizzare sia come base perfezionatrice, speriamo non sia troppo illuminante, che poi come illuminante sopra la nostra base. Devo dire che vedendolo così mi sembra veramente molto molto luminoso, quindi prevedo di diventare, oh mio Dio, sì, non penso che sia fatto proprio per le pelli miste o grasse questo primer, però andiamo ad applicarlo e vediamo. Onestamente non mi dispiace avere una pelle luminosa, ma questo mi sembra onestamente un pochino troppo, forse, non lo so. Decisamente sono troppo troppo luminosa per i miei gusti, ma vediamo poi come si comporterà sotto il fondotinta, non lo so. Adesso possiamo passare al nostro fondotinta, eccolo qua, questo è il Very Valentino, si chiama, ed è long lasting e ha un fattore di protezione 25. Come sapete io sono molto contenta quando trovo fondotinta o qualsiasi prodotto viso, make up, che contiene fattore di protezione 25, non è neanche basso peraltro, quindi sono molto contenta. L'unica cosa, io sono un po' preoccupata per quanto riguarda la tonalità di questo fondotinta, perché c'era, devo dire, il range di colorazioni è pazzesco, hanno tantissime colorazioni disponibili. Sulla tonalità devo dire ero molto indecisa, perché al momento sono un pochino abbronzata perché uso l'autoabbronzante e quindi non sono del mio colore normale invernale, che di solito è la tonalità più alta. Però loro, visto che hanno tantissime tonalità, quando di solito i fondotinta hanno tantissime tonalità, può essere anche che già la più chiara sia comunque troppo chiara per me anche in inverno, quindi ero molto combattuta. Alla fine non ho preso la tonalità più chiara, ma quella subito dopo, che vedendola onestamente mi sembra giusta, ma forse un pochino anche troppo chiara, forse è della tonalità giusta però della mia pelle in inverno, ho paura. Vediamo. Sì, mi sembra leggermente, no, forse potrebbe essere giusto qui sul braccio, ma visto che l'autoabbronzante lo metto sul viso, collo e décolleté per il momento, potrebbe darsi che poi risulti essere un pochino troppo chiaro per la mia pelle, vediamo. Allora, vi devo dire che lo sento molto profumato questo fondotinta. Solitamente i fondotinta che contengono molto profumo mi spaventano sempre, perché la mia pelle fa reazione letteralmente a tutto, quindi i prodotti che contengono profumo per me sono un pochino rischiosi, non necessariamente se non avete una pelle particolarmente sensibile, ma per me sono sempre un po' rischiosi. Adesso vediamo, perché se lo confronto con il collo mi sembra abbastanza giusta come colorazione, vedete, se andiamo a confrontare qui con il collo mi sembra giusto, perché io sul viso ho sempre molti rossori. Sì, forse è un pochino troppo chiaro e sarebbe più adatto alla mia carnagione quando non sono abbronzata, però poi possiamo sempre andare a riscaldare un pochino l'incarnato con la terra. Tutto sommato come coprenza mi sembra medio, non è super super coprente, non è sicuramente un fondotinta full coverage, ma non ha neanche una coprenza poi troppo light, perché riesce a coprire imperfezioni piccoline e qualche brufoletto non in rilievo. Devo dire che anche da vicino non mi dispiace affatto, non è uno di quei fondotinta che si vedono subito, questo riesce
Si sfuma bene con la pelle e quindi dà un effetto molto naturale. Devo dire che per il momento mi sta piacendo molto questo fondotinta. Adesso non mi ricordo se c'era anche un correttore nella linea. No, purtroppo un correttore ancora non l'hanno fatto, non è ancora disponibile, quindi vado ad applicare io un mio correttore. Adesso andiamo a testare la nostra polvere all'interno della pochette. Ci ho già lasciato un po' di ditate, scusatemi, ma è veramente molto molto bello appunto il pack. Peccato il materiale. Comunque qui all'interno appunto abbiamo il nostro rossettino che abbiamo visto prima, c'è uno specchio, devo dire anche bello ampio, e qui abbiamo la nostra cipria. Anche sulla cipria ero super indecisa sulla colorazione perché ordinare online è sempre molto difficile. Qui non so se c'è lo store, no, qui non c'è uno store vero e proprio di Valentino, ho diversi corner dove posso acquistare le borse, eccetera, eccetera, però non c'è uno store vero e proprio, quindi ho dovuto ordinare online e sulle tonalità sono sempre veramente in difficoltà, ma alla fine anche per la Go Clutch ho selezionato la tonalità numero 2 e sono ben contenta di aver scelto la tonalità numero 2 sia del fondotinta che di questa polvere, perché altrimenti sarebbero stati veramente super super troppo chiarissimi per me, perché già questo appunto, quindi appunto fate attenzione perché la tonalità numero 1, la più chiara, è veramente chiarissima, cioè più chiara di me, più chiara di così, quindi questa è appunto la tonalità numero 2. Devo dire che l'aver steso il primer luminoso sotto fa sì che comunque appunto la mia pelle rimanga luminosa, non è proprio completamente opaca. Non so se riuscite a vedere l'effetto in videocamera, ma mi sembra di sì dal monitor, ma si vede che sotto c'è comunque questa luminosità che onestamente non mi dispiace. Se mi dura poi così il trucco tutto il giorno, anche se c'è questa luminosità della base che si vede, non mi dispiace affatto. Passiamo al blush. Questo è il nostro blush, si chiama Eye to Cheek ed è un blush ombretto multiuso, quindi è una polvere che appunto si può utilizzare sia sugli occhi che sul viso, ed io ho scelto la tonalità numero 9, che è un colore abbastanza naturale. Anche qui per i blush avevano un sacco di tonalità diverse, quindi la scelta è stata ardua, ma alla fine ho scelto questo che è appunto un colore pesca molto naturale che si abbina un po' a tutti i trucchi, perché ce n'erano alcuni che erano un pochino più sul fucsia. Insomma, hanno veramente anche per quanto riguarda i blush tantissime colorazioni diverse. Ho visto in questo momento che all'interno qui di questo conchetta, di questo spazietto, c'è un piccolissimo, no vabbè ragazzi, non penso di aver mai visto nella mia vita un pennello più piccolo di questo. Cioè, voi avete mai visto un pennello più piccolo di questo? Incredibile. Sono quasi testata di utilizzare, cioè testata, tentata di utilizzare questo per applicare il blush, però non lo vedo tanto pratico come pennello, cioè è troppo piccolo, altrimenti mi fa una linea netta. Però vabbè, è troppo carino. Lo rimetto nel pack, anche se sappiamo tutti che non lo userò mai, perché questi pennellini così che stanno nei compact sono tanto bellini, tanto carini, però praticamente non li usa nessuno. Quindi uso il mio pennello, quello che uso sempre per il blush. E come tutti i marchi di make up lussuoso, anche questo è molto naturale. Le polveri di brand come Chanel o come Dior, in questo caso anche Valentino o Givenchy, tendono ad essere sempre traslucide più che super scriventi, perché appunto hanno questo effetto molto natural, molto natural beauty, insomma bellezza naturale. Questo il trucco si vede, ma non si vede, ok? Quindi anche qui proviamo a caricare un po' di più il colore, vediamo che così mi dà un po' di colore, perché mi vedo molto molto pallida con questo fondotinta. Ok, e devo dire che mi piace moltissimo anche le polveri, anche il blush.
ha questo profumo, o forse sarà il profumo che ho spruzzato prima, non lo so, però c'è questo profumo fantastico, ragazzi, qui in questo momento che adoro. E il blush, cavolo, mi piace moltissimo, devo dire, la tonalità è molto molto bella. Purtroppo non hanno una terra per il contouring ancora nel range di Valentino, quindi vado semplicemente ad applicare una mia terra, così faccio un po' di contouring in velocità senza soffermarsi troppo, perché voglio che questo video sia completamente dedicato a Valentino. Applichiamo a questo punto nuovamente l'illuminante, base illuminante, che però è anche top coat, così andiamo a dare un effetto ancora più luminoso alla nostra base, visto che dicono che si possa usare appunto anche così come top coat illuminante. Proviamoci, beh, devo dire che è molto molto carino, eh? Anche qui si sfuma molto bene. Di solito ho sempre un po' paura ad andare ad applicare prodotti liquidi in crema sopra le polveri, ma devo dire che non è niente male, non rovina la base e dà questo effetto luminoso che appunto mi piace un sacco, perché non è né troppo poco, cioè non è accecante come alcuni illuminanti che a volte mi piacciono, a volte però no, a volte sono un pochino troppo. E questo invece è molto molto naturale. Io devo stare attenta con la pelle mista a mettere prodotti che la illuminano, specialmente se poi devo tenere su il trucco per tante ore, perché è un po' risky che poi diventino proprio lucidi per la mia pelle, cioè che proprio si veda la lucidità. Però testandolo così, devo dire, mi sta piacendo molto questo prodotto. Vado ad applicarne un pochino, come sempre, sull'arco di Cupido, e poi un pochino anche al centro del naso. Ma arriviamo alle sopracciglia, sono molto curiosa di provare questo prodotto. Ho trovato la tonalità che di solito per me è perfetta, cioè la tonalità taupe, che è un marroncino grigetto, diciamo, con un sottotono freddo che secondo me sta meglio sulle mie sopracciglia. Quindi, appunto, questa è la Brow Trio, e c'è sia liner che pencil che blush, brush, non blush, brush, quindi sia pennellino che matita che eyeliner. Effettivamente, qui c'è la parte di eyeliner. E così vedete anche la colorazione, è parecchio chiaro, però appunto un sottotono freddo, un colore più taupe che marrone caldo. Onestamente però non mi piacciono particolarmente gli eyeliner per quanto riguarda le sopracciglia, non mi convincono tanto e non penso che, cioè almeno per mia esperienza, di solito non durano molto. Preferisco decisamente il gel oppure le matite. Ma andiamo a trovarla questa matita, perché è veramente bizzarro questo prodotto. Da una parte c'è l'eyeliner, ok, qui c'è l'eyeliner, poi se lo apriamo così, ok, qui abbiamo la matita, ok, e qui che cosa c'è qui? E qui c'è il brush, il pennellino, vabbè, fantastico, no, figata, devo dire, molto pratico, un po' strano inizialmente, però molto molto pratico. Quindi andiamo ad utilizzare la parte della matita. Ok, è della tonalità veramente perfetta per me. È passato un sacco di tempo ad usare per le sopracciglia tonalità come brown, medium brown, oppure light, dark blonde, oppure blonde. E anche quando trovavo la colorazione, diciamo, della tonalità giusta, comunque il sottotono era sbagliato perché erano veramente troppo caldi. E mi sono resa conto, non da tantissimo, che sulle mie sopracciglia la tonalità che funziona meglio è la taupe. Quindi sono molto contenta quando ho visto che di questo prodotto c'era la tonalità taupe. Ho avuto appunto speranze molto alte ed in effetti la colorazione è perfetta. Wow, il fatto che sia allungata la punta dà veramente un effetto molto naturale quando andiamo a disegnare, perché dà l'effetto di, cioè, vero telo di sopracciglio praticamente. Dispiace solo per la parte pennarello, che probabilmente non utilizzerò mai. Sarebbe bello poter scegliere tra pennello e matita, perché avrei scelto decisamente solo la matita. Andiamo di nuovo. No, dove?
Andiamo di nuovo a pettinare, così sfumiamo anche la matita, sempre verso l'alto e poi verso l'esterno alla fine. Ombretti, allora purtroppo non ci sono ombretti disponibili che siano effettivamente solo ombretti oppure palette di ombretti. Per adesso non esistono ancora. L'unica cosa che appunto posso utilizzare come ombretto che abbiamo appena visto è il nostro blush, perché è descritto come ombretto e blush, quindi è a tutti gli effetti anche un ombretto. Forse effettivamente, adesso che ci penso, forse il pennellino dovremmo usarlo per gli occhi. Sicuramente è più pratico da usare sugli occhi che come blush, però preferirò andare ad utilizzare un pennello, insomma, aiuto da ombretto. E ho scelto questo colore che è appunto un pochino più pescato, anche perché così mette in risalto l'azzurro dei miei occhi. E rimane comunque un colore naturale. Effettivamente è molto scrivente se vado ad applicarlo con un pennellino da ombretto e il risultato è molto carino. Lo stendo anche nella piega, porto il colore verso l'alto e nel frattempo anche lo sfumo. È un colore molto estivo questo, onestamente non è un trucco che andrei a fare solitamente solo così con l'ombretto pesca. Però se andiamo a sfumarlo dà veramente un bell'effetto, appunto soprattutto se avete gli occhi azzurri, perché sulla ruota dei colori l'ho posto all'azzurro, al blu e all'arancio, quindi sarà il colore che li farà risaltare di più. E non vado ad applicarlo sulle ciglia inferiori, altrimenti potrebbe dare un po' l'effetto tipo occhio gonfio, essendo un arancio appunto su una carnagione molto chiara, però solo sulla palpebra superiore. Devo dire che appunto non mi dispiace, perché sono macchiata di rossetto ovunque con gli swatch di prima. Ecco, possiamo usare il pennellino che si trova nella clutch così come ultima sfumatura finale. Almeno l'abbiamo utilizzato. Ma arriviamo all'eyeliner e alla matita, che sono due in un unico prodotto. Eccola qua, questa è la Twin Liner, colorazione numero 01 nero, ma è disponibile in altre colorazioni. E qui abbiamo da una parte la matita nera, stesso principio praticamente del prodotto per sopracciglia. Abbiamo la matita nera, beh, mi sembra anche molto molto morbida e molto scrivente, ma adesso la testiamo sugli occhi, vediamo. E dall'altra parte dovrebbe esserci, sì, c'è l'eyeliner a pennarello, che non mi sembra niente male. In realtà, su un trucco di questa colorazione così naturale, color pesca, così non andrei solitamente ad applicare un eyeliner nero, preferirei un eyeliner marroncino, però in questo caso dobbiamo testare il prodotto, quindi vediamo come si comporta. Agitiamo un pochino, che gli eyeliner a pennarello vanno agitati un po', e vediamo com'è. Beh ragazzi, l'eyeliner mi è sembrato ottimo, scrive perfettamente, la punta è sottile e non si apre quando vado a toccare la pelle, che alcuni eyeliner hanno questa pecca che appunto appena inizi a disegnare il tratto tendono ad andare un po' da tutte le parti, parlo proprio della punta a punta, quindi alla fine non esce proprio perfetto, però questo onestamente è molto semplice da utilizzare, molto scuro, scrive bene, insomma mi è piaciuto questo eyeliner. Adesso però sono molto curiosa ragazzi di andare a testare il mascara. Questo è il packaging, molto semplice, devo dire che questo mi ha un po'. Allora c'è il logo qui di Valentino e lo stesso logo c'è anche qui, ma non è neanche in rilievo. E onestamente questo packaging, in particolare del mascara, mi delude un pochino perché mi sa molto di cheap. Se non ci fosse il logo
logo qui, vedere solo questa confezione mi ricorda tantissimo un mascara che aveva fatto Kiko, se non sbaglio Kiko, tra l'altro con lo stesso identico pack in plastica di questo colore. Quindi sì, secondo me questo, il mascara in particolare, avrebbero potuto farlo molto molto più carino, perché se vado a, cioè se penso a quelli di Dior, quelli di Givenchy, insomma il pack dei mascara di questi brand di lusso di solito è molto più carino di così, però andiamo a vedere come si comporta il mascara. Allora, lo scovolino è, non mi ricordo se ce ne fossero due di mascara oppure no, fatemi controllare. No, di mascara ce n'è solo uno ed è questo che ho io, si chiama Magnificent. Wow, bellissimo nome, Magnificent come nome, mi piace un sacco. E la colorazione che ho preso io è naturalmente la 01 Ultra Nero. Andiamo a testarlo. Solitamente preferisco gli scovolini, quelli con setole più corte ed in silicone, ma per esempio adoro il Better Than Sex di Too Faced, che non è assolutamente così, quindi vedendo lo scovolino non posso sapere se mi piacerà o meno. Anzi, no, io stavo già andando subito diretta io sul mascara, perché sono stracuriosa di provarlo, ma bisogna andare ad applicare ancora la matita, perché voglio testare anche la matita. Solitamente non l'applico praticamente mai all'interno dell'occhio, ma voglio troppo testarla con voi, quindi andiamo a prendere l'eyeliner, ma dalla parte della matita. Scusatemi, sono troppo emozionata in questo video, non vedevo l'ora di filmarlo. E quindi vediamo com'è anche questa. Ovviamente mi lacrimano gli occhi quando l'applico, vabbè, ma questa è una costante, infatti, neanche a dirlo. I miei occhi non riescono ad abituarsi alla matita nella waterline, è così da sempre, cioè non ci posso fare nulla. Mamma mia, ragazzi, cioè per me, vi giuro, è terribile, è terribile. E sembra che io mi trucchi da 2 giorni, cioè se uno mi vede e dice no, ti abituerai. No, in realtà non mi abituerò mai, perché è tutta la vita praticamente così. Beh, devo dire che nonostante il mio occhio lacrimante comunque ha lasciato un bel tratto bello nero scuro all'interno della rima, quindi è sicuramente una buona matita. Ragazzi, attenzione, però qui l'eyeliner, lo vedete, ha sbavato. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'eyeliner mi stupisco un pochino, perché ecco, non mi aspettavo che sbavasse così. È anche vero che i miei occhi sono, appunto, hanno la piega molto pronunciata, quindi il mio eyeliner va sempre a finire nella pieghetta, però non mi capita praticamente mai che vada a sbavare così. Forse ho chiuso l'occhio subito, troppo in fretta dopo averlo applicato, però appunto fatto sta che da questa parte è un pochino sbavato, da questa parte è perfetto. Non lo so. Quindi sì, tenete in considerazione, questo non è sicuramente un eyeliner no transfer e waterproof. E questa era la nostra matita. La matita mi è piaciuta molto, appunto molto molto scrivente, nonostante io abbia questa lacrimazione in questo momento incontrollabile, ma finalmente andiamo a testare il nostro mascara Magnificent. Davvero come scovolino me lo ricorda quello del Better Than Sex. Beh, ragazzi, cioè, non si può dire che non sia pazzesco. Fa delle ciglia lunghissime. Bisogna stare un pochino attenti, perché altrimenti può creare i grumoletti, però la differenza mascara e non mascara è uno spettacolo. Cioè, applichiamolo anche un pochino sulle ciglia inferiori. Non le faccio troppo lunghe, perché altrimenti, non lo so, mi sembra un pochino esagerato. Beh, ragazzi, l'effetto del mascara mi sembra davvero wow. Vabbè che io ho le ciglia già lunghissime di mio da quando uso i sieri, però devo dire che, cioè, è super. Questo mascara mi sta piacendo tantissimo. E adesso non ci resta che passare al rossetto, e tra omaggi vari, ragazzi, io ho il mini size del numero 213R Sensuous Red, che è quello che abbiamo swatchato prima, appunto un rosso scuro. Poi ho i due mini rosso, che sono leggermente più piccoli rispetto al full size che vediamo tra poco, e appunto ne ho due bellissimi. Uno è il, non c'è scritto il nome, ma c'è scritto il numero della tonalità. Allora, questo è
111A e questo è il 22R e sono uno matte, uno satin, entrambi rossi, ma appunto questo è un pochino più scuro. E poi c'è il full size, che è quello che ho ordinato io, ed eccolo qua, ed ho preso il colore 104R. Non capisco perché non ci sia scritto effettivamente il nome, c'è solo la numerazione, però ho voluto prendere questo bellissimo, è tipo un rosa antico, secondo me, e onestamente vedendolo online mi sembrava un pochino più nude. Questo lo vedo molto, appunto, molto più rosa che nude. Alla fine abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda il rossetto, perché io uno ne ho ordinato in full size, uno doveva arrivarmi nella clutch, che poi me ne hanno regalato un altro, poi me ne hanno regalato un altro ancora come mini, quindi appunto adesso ne avevo tantissimi, ma penso che, allora, avrei utilizzato questo nude, però lo vedo, cioè che pensavo fosse nude, però onestamente appunto lo vedo troppo rosato e se vado ad applicarlo sulle labbra, secondo me cozza con l'arancio che abbiamo sugli occhi. Non mi fa impazzire appunto se è troppo aranciato l'ombretto, un rossetto così rosa che è quasi viola, secondo me non ci sta benissimo. Quindi abbiamo, ci rimane la scelta tra questi tre. E non vedo un rossetto classico molto bene con un ombretto arancio, forse sarò solo io. Quindi vorrei andare ad applicare, alla fine applicherei la tonalità 111A, la 111A, che è sì un rosso, però è un pochino più spento come tonalità, e questo è matte. Sì, questo è matte. Quindi lo sapete, io ho un debole per i rossetti matte, quindi era ovvio, quindi proviamo questo. Beh, ragazzi, già solo subito applicandolo è uno di quei matte che però sono idratanti. È molto raro trovare rossetti così opachi ma idratanti. E già da subito testandolo vi posso dire che questo, perché già avevo le labbra secche, quindi se lo sento morbido, significa appunto che è uno di quei rossetti matte rari che però sono in grado di ammorbidire le labbra e non le seccano. Wow, cioè mi piace un sacco, vabbè. Purtroppo mi è caduto, l'ho fatto uscire troppo mentre lo applicavo e si è rotto. Così proprio. Cavoli, quindi cerco di finire l'applicazione. Io detesto quando succede sta cosa nei rossetti. Che peccato, eri così bellino. Boh, vabbè, posso comunque applicarlo, ma oddio. Ok, ho preso il pennellino del campioncino dei rossetti, così riesco ad applicarlo meglio. Ok, ragazzi, mi piace tantissimo. Ok, non ho rossetto sulle labbra. Mi piace tantissimo questo colore. Lo trovo stupendo, ragazzi. Cioè, è un rosso, ma non è troppo acceso. Secondo me potrebbe essere anche un rosso da giorno. Perché si vede molto sulla mia carnagione, che è ovviamente molto chiara, però alla fine su una carnagione un pochino più scura è tipo il rosso da giorno perfetto, però anche per me lo è onestamente, anche da sera lo adoro, che appunto non è acceso come il rosso che può essere quello classico, no? È un pochino più spento come colore, ma wow, cioè lo adoro e vi devo dire che secondo me tra le varie combinazioni di rossetto abbiamo trovato quella migliore per quanto riguarda appunto rossetto e ombretto. Quindi ragazzi, questo è il nostro look finale, spero davvero che vi piaccia perché a me piace tantissimo, devo dire. Mi sono piaciuti molto i prodotti, l'eyeliner ha sbavato, quindi questa cosa calcoliamola. E più che altro non mi è piaciuto particolarmente il packaging di alcuni prodotti che secondo me, in plastica così, insomma, sarebbe stato carino vedere qualche dettaglio, magari in metallo, che rende il packaging più lussuoso istantaneamente. Mi è piaciuto invece quello del fondotinta e del primer, che in vetro appunto mi davano più l'effetto di essere un prodotto di lusso. Devo dirvi che il fondotinta ossida un minimo perché adesso è del colore perfetto per la mia pelle, cioè si è scurito un pochino oppure sono riuscita con la terra, insomma, a creare il colore perfetto. Sono curiosa comunque di sapere che cosa ne pensate voi di questi prodotti. Naturalmente il costo è
altissimo di questi prodotti, quindi bisogna tenere in considerazione questo. Naturalmente Valentino è un brand di lusso e quindi è logico che, essendo i prezzi di questo brand molto alti, è logico che anche i prezzi del make-up, della linea make-up, poi siano così alti. Però appunto devo dire che il risultato mi piace tantissimo, ve l'ho detto mille volte, quindi la smetto. E anche il fondotinta, anche da vicino, continua a piacermi molto perché non è visibile. Quindi mia family, questo è davvero quanto per il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi di questi prodotti. Vi piace il risultato? Non vi piace il risultato? Vi sono piaciuti i prodotti? Non vi sono piaciuti i prodotti? Che cosa ne pensate del packaging? La pensate come me oppure no? E poi voglio sapere se siete interessati ad acquistare qualcosa di questi prodotti, sono curiosa. Quindi mia family, bacio grandissimo, siete pronti per l'abbraccio? Pronti? 3, 2, 1, arrivo a darvi l'abbraccio forte, 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 forte. E io vi aspetto domani, sempre puntuali, alle 17:30. Ciao.